Buonasera amici sportivi, eccoci in studio per chiudere la maratona dalle ore 17 con Sporting Tour TV. Partiamo subito col presentare gli ospiti di questo 12° appuntamento. Con noi il vicepresidente di Alba Roma, Matteo Giovine. Buonasera, sì. Matteo. Buonasera a tutti. Benvenuto nei nostri studi. Grazie, tu rappresenti mille. Qui oggi non il trofeo del petrolio come solitamente facciamo, ma il campionato d'élite, il circuito d'élite. Come ti trovi in questa manifestazione? Allora, il campionato d'élite per noi è un campionato nuovo, noi abbiamo sempre fatto altri campionati con la squadra, con l'Alba Roma, che è la squadra che poi abbiamo fondato con altri amici e con cui giochiamo ormai da anni, amici fraterni praticamente. Campionato Elite è veramente un buon campionato, a livello veramente valido e ben organizzato, sembra veramente di giocare in un campionato di categoria federale, federale, esatto, scusami. Okay. E ci stiamo trovando bene, la squadra sta anche andando discretamente bene, quindi complimenti agli organizzatori dell'Elite, li posso tranquillamente ringraziare e va bene così per ora, il campionato va. Tra poco vedremo anche il vostro andamento grazie alla classifica. Dall'altra parte dello studio invece, per l'angolo ICS, Comitato Provinciale di Roma, il vicepresidente Massimo Minicucci. Buonasera Massimo, bentornato. Ciao Simone, buonasera a tutti. E al suo fianco la responsabile del settore danza ex Lazio e membro della Commissione Nazionale ex danza settore danze accademiche, Paola Sorressa. Buonasera. Buonasera a tutti. Con voi ci concentreremo sul nostro argomento nella parte finale. Torno da Matteo Giovine. Eccoci qua. Parliamo di Alba Roma. Come nasce, Matteo, questo progetto? Allora, il progetto Alba Roma nasce tra amici di sempre che hanno sempre giocato insieme a pallone. E nasce da... noi giocavamo prima in un'altra squadra e decidiamo poi di fondarne una nostra. Siamo una decina di amici che poi continuiamo, alcuni li abbiamo persi ma in realtà ci seguono sempre anche se non si allenano più con noi, e quindi nasce un progetto per fare una squadra, per condividere una passione comune, un interesse comune. Questo progetto sta andando avanti negli anni, si sta strutturando, sta diventando sempre più serio e stiamo partecipando anche con buoni risultati a molti campionati. Tra cui quello precedente che era il campionato Agli, ora siamo nel campionato Elite, ci stiamo trovando anche discretamente bene. Molto giovane ma già un ruolo importante a livello dirigenziale, vicepresidente, ricordiamo il presidente Fabrizio Beco. Che salutiamo, che oggi non è qui ma lo salutiamo, il presidente è Fabrizio Beco, poi cioè, ci sono i due mister, il mister Caringi, abbiamo addirittura due mister, ci concediamo questo lusso, il mister Caringi e il mister Castiglione. E poi ci sono altri ragazzi che hanno fatto parte, insomma, e continuano a far parte all'interno della squadra, della dirigenza, che ci danno una mano su tante altre piccole cose, tra cui Fabrizio Longhi, anche il capitano Valerio Carrozzo, Mancini, insomma, parecchie persone che ruotano attorno a questo progetto bellissimo. Stiamo vedendo dietro di te alcune immagini dell'ultima giornata e ringraziamo Luciano Cesaretti per avercele inviate. Nello specifico l'Atletico Aurelio doveva essere con noi, il presidente Domenico D'Agostino, ma a causa di un problema personale non è potuto essere qui nei nostri studi. Come è andata l'ultima partita, Matteo? Tra poco vedremo anche vediamo i vostri highlights. Ah sì, ora vediamo l'Aurelio, poi vediamo i nostri. Comunque sì, noi abbiamo avuto il derby col Sobat, che era la squadra che saluto con affetto, da cui siamo poi usciti per fondare l'Alba Roma, e è andata molto bene, abbiamo vinto 3-0, è stata sicuramente un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra, e meglio di così, eccoci. Poi c'è, questo forse è l'ultimo, no, questo è il primo. Il primo, il gol dell'1-0, esatto. Il primo ha segnato mister Castiglione, gran gol. Poi anche il secondo, eccolo qua, Simone. Tu sei un presidente giocatore, io sono presidente capire, penso Matteo. Giocatore per poco ancora, però continuiamo quest'anno, sicuramente continuo, poi vedremo, e magari poi rimarrò solo presidente, vicepresidente, ora vediamo un po'. E poi il terzo gol però era, sì, ci vedevo particolarmente visto, perché era il gol di Thomas, di pregevole fattura, è entrato e ha fatto un gran gol, lo sì, abbiamo visto. Possiamo vedere anche grazie all'aiuto della regia la classifica del campionato d'élite, un campionato dall'altissimo livello qualitativo. Matteo, tu hai già anche partecipato al petrolio, che differenze abbia con la classifica? Sì, eccola. Beh, stiamo messi bene, siamo quarti, speriamo di salire ancora, anche se le tre davanti sono veramente veramente forti, come un po' tutte le altre squadre che abbiamo affrontato. Secondo me il livello è ottimo, e è un'ottima palestra comunque per chi si vuole sempre migliorare e per chi vuole fare tornei che sono sempre, sempre più stimolanti. Come ha composto il vostro gruppo, la vostra squadra, Matteo? Giovane, un mix fra giovani e over anziani, tra virgolette, una squadra giovane? Io vorrei citarli tutti, mi è stato detto, non iniziare a salutare tutti, quindi io li saluto tutti, ma non li elenco tutti. Un gruppo nostro è un gruppo di giovani, ci sono anche dei veterani e poi ci sono anche comunque delle persone un po' più avanti con gli anni che comunque fanno sempre la loro parte e giocano con ottimi risultati.
Io sono una via di mezzo, 31 anni, diciamo che sono nella via di mezzo della squadra. Nel mezzo del cammin. Sì, io sì. Sì, sì, sì. Matteo, abbiamo visto anche questa settimana un evento molto importante nel circuito d'Elite, per la prima volta una partita trasmessa in diretta dal GEMS attraverso My Soccer Player del presidente Federico Besteghi, che è stato anche ospite nei nostri studi. La partita era appunto Jannaccone Valdruz, se non vado errato. Anche questa un'altra grandissima novità di un circuito Elite sempre in espansione anche a livello mediatico. Soprattutto. Guarda, sì, questa è una delle più belle sorprese del circuito Elite, nel senso che oltre a livello mediatico, anche all'interno delle partite c'è la VAR, c'è molta tecnologia, poi ci sono le interviste, quindi ci fanno sentire importanti, è una bella cosa, sì. Vi fanno sentire dei veri e propri professionisti, quindi sì. Matteo, questa è un'esperienza che sia dal primo anno, ma immagino che nel futuro insomma la ripeterete, perché vi state trovando molto bene. Vogliamo sicuramente continuare, poi quest'anno andiamo a stare tra le prime e magari l'anno prossimo ambiremo a vincere il campionato, vediamo un po' come va. Per quel che riguarda invece l'organizzazione, sappiamo Mario Dari, Luciano Cesaretti, insomma anche loro non vi fanno mancare niente, abbiamo visto Luciano, nel corso delle partite, insomma un'organizzazione impeccabile. Luciano, davvero sì, sono impeccabili, sono sempre attenti alle esigenze di ogni squadra, ti informano quotidianamente, sono veramente, veramente dei bravissimi organizzatori e poi non è facile, quindi ti faccio i miei complimenti. Non è facile anche perché il movimento amatoriale su Roma sta crescendo in maniera esponenziale, c'è il campionato CS, c'è il circuito Elite, ce ne sono anche tanti tanti altri, è comunque un modo per divertirsi e divertirsi tutti quanti insieme, ce lo dicevamo anche fuori dietro sì, le quinte. Esatto, cioè, abbiamo parlato prima e cioè, diciamo fuori dalle quinte e sì. È un modo bello anche per interagire tra persone, tra giocatori, tra professionisti, veramente sta diventando sempre più in espansione, quindi io, come anche i ragazzi dell'Alba Roma, siamo finora molto contenti di averne fatto parte e di partecipare. Allora Matteo, ti ringraziamo per questa breve visita nei nostri studi, ti auguriamo un buon proseguimento di campionato, un grande in bocca al lupo all'Alba Roma e ovviamente anche a te in maniera particolare personalmente. Grazie Matteo. Grazie, vi ringrazio di tutto e vi terremo aggiornati sull'Alba Roma. Grazie ancora, grazie. Allora piccolo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio per l'angolo ICS. L'hotel Park Tagliacozzo è situato nel cuore della Marsica, in uno dei contesti paesaggistici abruzzesi più belli, a poca distanza dalla capitale e dal Parco Nazionale d'Abruzzo, facilmente raggiungibile dalle principali città del centro Italia. L'hotel Park offre ai propri clienti un nuovo concetto di vacanza e sport per tutta la famiglia, dove i ragazzi vivranno giornate emozionanti nelle quali potranno cimentarsi in molteplici discipline sportive. Gli impianti sportivi di ultima generazione e il parco acquatico, abbinati alla cordialità e all'ospitalità caratteristiche della struttura, sono una vera e propria oasi dello sport in Abruzzo. Location ideale per camp estivi, stage, ritiri sportivi, eventi, tornei, congressi e raduni. Hotel Park Tagliacozzo vi aspetta per una vacanza all'insegna dello sport. Grazie all'Hotel Park Tagliacozzo, tra poche settimane, a marzo, partirà il trofeo Parent One proprio nella sede della famiglia Salsiccia, che ci ospitano sempre con piacere per i tornei di calcio giovanile organizzati da ICS e da Sporting Tour. Poi ci sposteremo invece in primavera-estate ad Alba Adriatica, una delle strutture che ci ospiterà, l'abbiamo vista prima in sovraimpressione, è il Residence Costa di Alba Adriatica, un'elegante struttura residenziale a tre stelle che si affaccia direttamente sul mare e sulla pianeta attrezzata con giochi per bambini, sulla passeggiata e sulla pista ciclabile del lungomare che collega Alba Adriatica a Tortoreto. Gli appartamenti del Residence Costa sono moderni, confortevoli e ben accessoriati, con cura dei dettagli e della pulizia. Per maggiori informazioni potete contattare lo 0861713324 o scrivere una mail all'indirizzo info@residencecosta.it. Torniamo dunque in studio con Paola Sorressa per l'ICS settore danza, ma anche membro della commissione nazionale, quindi partiamo proprio da questo sì. Punto. Paola, che eventi ci sono in cantiere da qui a pochi giorni? Sappiamo essercene uno molto importante, abbiamo anche la locandina dalla regia. Sì, abbiamo un importantissimo evento imminente al quale siamo soliti ormai partecipare da diversi anni, che è Danza in Fiera, e in quell'occasione sabato 22 febbraio a Firenze presso Forte Sarabasso si svolgerà innanzitutto una rassegna coreografica a premi
La mattina, mentre il pomeriggio ci saranno delle lezioni, quindi degli stage sia di danza classica che di contemporaneo. Infatti vediamo adesso la locandina con Antonio Salernitano, che è già solista e primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli e anche lui membro della Commissione Nazionale Danza, e di contemporaneo con me. E questo stage in particolare è anche un'audizione per accedere a Matrix, che è un corso, un training formativo che è legato invece all'altra mia attività, che appunto sono anche direttrice artistica di una compagnia di danza che svolge la sua attività in Italia e all'estero. Una bellissima iniziativa che porti avanti da tantissimo tempo, Paola, con la tua ASD, Profession Dance. Di cosa parliamo nello specifico? Sì, allora, Profession Dance invece è l'associazione con la quale si svolgono invece le attività formative. Diciamo che io sono nata con quella, e quest'anno abbiamo compiuto 26 anni di attività, a sede alla Dispoli, e ospita appunto corsi di danza per bambini fino agli adulti, e quindi parliamo sia di propedeutica, danza classica, contemporanea, modern, hip hop, ma anche attività appunto dedicate agli adulti come swing, tango argentino, danza orientale, country, eccetera eccetera. Corsi per ragazzi, ma anche corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale, questo è uno dei vostri punti di forza. Allora sì, e qui torniamo appunto al mio ruolo di responsabile nazionale, e appunto organizziamo questi corsi di formazione che hanno sede per la zona del centro Italia, proprio nel nostro centro alla Dispoli, e con docenti di chiara fama vengono organizzati questi corsi per poter rilasciare diplomi, per poter insegnare all'interno dei circoli ICS, e insieme a questo vengono, ecco, vediamo sempre le locandine degli imminenti corsi con Mariella Ermini, con Tessa Adriani, tutti professionisti del settore a livello nazionale, e appunto seguendo questi corsi vengono rilasciati i diplomi nazionali e il tesserino per poter di istruttore e iscrizione all'albo nazionale per poter appunto insegnare nei circoli ICS. Ecco Massimo, in questo caso parliamo di un settore florido dell'ICS, rappresentato bene da Paola, tanto a livello provinciale appunto per Roma, quanto e soprattutto a livello nazionale, soprattutto tanta formazione, l'abbiamo anche parlato con Mauro Marino, su questo puntate molto. L'ICS ormai sono anni che punta tantissimo alla formazione, Mauro Marino sì ultimamente, ma con Paola Sorressa che ci conosciamo da un bel po' di tempo. La formazione in questo settore è costante, ma è stata una delle prime a crederci, tant'è vero che già qualche anno fa proprio in questi studi abbiamo presentato altri tipi di formazione e grazie a lei si è sempre più sviluppato. Poi adesso a livello nazionale si sta portando avanti anche altri eventi che non dico più importanti, però che avremo l'opportunità nel breve di poterli portare anche qui nella nostra provincia e nella nostra regione. Per questo motivo, poi ce lo racconterà sicuramente Paola, insieme a Giampaolo Morza si stanno creando delle nuove sinergie, perché poi questo che vuole anche questa bellissima trasmissione è quello di portare, già l'abbiamo detto altre volte, chi fa un'attività a farla anche un'altra. Quindi chi viene nel calcio può giocare a bocce piuttosto che a mamanet, chi fa danza può fare altro tipo di attività o chi fa altro tipo di attività può venire a danza. Certo. E questo nasce proprio, abbiamo adesso parlato anche di dietro le quinte, questa collaborazione di nuovo con Giampaolo Morza per creare degli eventi nelle strutture che pubblicizziamo sempre qui dentro, quindi sarebbe bene che ne parla più Paola. Sì. Ecco, come nasce infatti Paola questa collaborazione e dove di preciso? Sì, diciamo che è un progetto di organizzare ad Alba Adriatico un summer, diciamo, di una settimana, quindi un momento formativo ma che sia anche una vacanza studio dove appunto i ragazzi possano venire insieme alle loro famiglie ad Alba Adriatica, in particolare come dicevamo presso la sede degli hotel di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo visto prima appunto
sì, il Movistar, nello spazio promozionale, grazie. E quindi organizzare così questo momento formativo che abbia poi un momento anche finale di performance e che sia però una settimana di vacanza studio da trascorrere insieme. Abbiamo parlato degli eventi del nazionale, ma possiamo anche tranquillamente spostarci sul provinciale, un'altra grande manifestazione il prossimo 7 novembre, se non sbaglio, che si svolgerà qui a Roma proprio. Esattamente, il 7 novembre si svolgerà un concorso nazionale, la seconda edizione, il concorso Dance Now presso il Teatro Greco. È un concorso appunto a carattere nazionale, ma svolgendosi nella capitale ovviamente ha anche una forte ricaduta principalmente sulle province e la regione Lazio, ovviamente la provincia di Roma e la regione Lazio, ma verranno, come sono già avvenuti, da tutta Italia ovviamente. Anche tanti altri eventi, rassegne e vetrine sul territorio per mettere in mostra il lavoro che svolgete durante la settimana, durante tutto l'arco della stagione, sì, questo è molto importante. Questo è un altro dei punti che abbiamo in programma appunto con il regionale e il provinciale, quello di creare anche delle rassegne, delle vetrine dedicate proprio alle scuole di danza di questi territori e poi anche siamo sempre con Giampaolo pensando di realizzare oltre a quello di cui abbiamo parlato prima, l'Alba Adriatica, quindi diciamo una vacanza studio, anche altri incontri interregionali senza svelare troppo appunto con regioni limitrofe al Lazio stesso. Interregionali ma anche internazionali, il Dance Twinning Week, un grandissimo evento dove potete interagire anche con ragazzi statunitensi, se ho ben capito. Sì, esatto. Il Dance Twinning Week invece è un evento internazionale, appunto, è un ponte, è una settimana intensiva tra l'Italia e gli Stati Uniti, quindi dura da diversi anni ed è una collaborazione con il Root Page Center for the Arts e diverse altre scuole su tutto il territorio appunto provinciale, regionale e nazionale. Anche questo, dopo una settimana di studio, termina con un gala dove tutti i partecipanti prendono parte con una loro performance. C'è poi un workshop audition perché il direttore Victor Alexander, che viene ogni anno durante questa settimana, svolge questa audizione per il Summer Intensive che si svolge nel mese di giugno e luglio a Chicago presso la sede del Root Page Center for the Arts, che è una prestigiosissima scuola dedicata appunto alla fondazione, anzi fondata da Root Page, questa importantissima coreografa e docente internazionale che può essere paragonata un po' alla nostra Rossella Hightower dell'Europa, ecco, per capirci. Massimo Minigucci, a proposito di eventi internazionali, so che già hai cominciato a preparare la valigia, partenza prossima per Gerusalemme. Sì, martedì partirò insieme al presidente Monica Zibellini in quel di Gerusalemme per un torneo della pace legato al Mamanet. È un torneo che già abbiamo partecipato l'altro anno con una squadra formata da giocatrici italiane che vengono da tutta quanta la nazione, ma non soltanto, perché abbiamo anche una giocatrice austriaca con noi, e d'altro anno è stato forse l'evento che ha dato il boom a questo bellissimo sport, perché andiamo nella patria delle Mamanet e mai fino allo scorso anno una squadra non israeliana era arrivata nelle prime 10 posizioni, in realtà l'altro anno siamo arrivati terzi, quindi questo sono soddisfazioni enormi. Sono bellissime soddisfazioni che a distanza di un anno ancora ne parliamo, e questo ha portato a sviluppare lo sport come il Mamanet a livello nazionale. Oggi abbiamo più di 30 squadre, quindi la prossima settimana tornerò, spero, con un bellissimo video dei risultati. Sì. Oltre all'allenatore dovrai anche dividerti come reporter. Sì, dovrò fare tutte e due, e avremo ospite anche Vitina Sport, che è stata la seconda squadra di Roma la seconda società di Roma a creare una squadra Mamanet. Però volevo rubarti due secondi perché mi interessava una domanda. Assolutamente sì. A Paola, perché parliamo sempre di sport e anche di cultura, ne abbiamo parlato tanta qui in questa trasmissione italiana cultura e sport, d'altronde. Bravissimo, quindi non parliamo soltanto di sport, ma parliamo anche tantissimo di cultura. Danza è più cultura che sport dal mio punto di vista. È arte, sì. È arte, bravissima. E noi vediamo tantissimi eventi che organizziamo e sappiamo la fatica che ci sta dietro per creare un evento sportivo.
Io personalmente non conosco la difficoltà che ci può stare a creare questi eventi che tu hai raccontato, soprattutto perché non portiamo a giocare, ma portiamo a fare arte e quindi utilizzare personaggi, utilizzare non è un bellissimo termine probabilmente, ma portare con te personaggi importanti, non soltanto a livello nazionale, quello che ho capito, ma a livello internazionale. Che difficoltà ci sta a creare queste cose? Beh, come in tutti i settori ci sono le difficoltà iniziali di instaurare una relazione, no? Una relazione ma che se poi tutto procede al meglio e quindi c'è una stima reciproca, le collaborazioni durano nel tempo e questo fa la differenza. E ovviamente grazie diciamo ai miei contatti proprio personali che io da anni ho sviluppato attraverso la compagnia che dirigo, che come dicevo fa tournée in Italia e all'estero, per esempio questo contatto a Chicago è stato preso proprio lì. In questo centro molto importante noi abbiamo svolto nella città di Chicago con la compagnia Mandala Dance Company due tournée, quindi abbiamo vuol dire portare degli spettacoli grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Chicago e al MIBACT degli spettacoli di danza a Chicago, e abbiamo avuto modo di conoscere questo direttore e ci è venuto in mente di creare questo ponte, questo gemellaggio che poi con molto piacere ho condiviso con l'ICS per la quale, alla quale sono affiliata con il centro di formazione da tantissimi anni, con, insomma, in virtù anche dell'amicizia che c'è da tanti anni con la presidente Monica Zibellini, con Massimo, con Giampaolo, insomma tante persone. Con Paola, come ha detto Massimo, scusami, la danza è arte, dunque può essere praticata da tutti, voi siete aperti a tutte le fasce d'età, questo è importante comunicarlo. Sì, allora innanzitutto chi si avvicina alla danza, la maggior parte delle persone lo fanno, da molti genitori ovviamente c'è un'ignoranza di fondo, no? Molti si avvicinano alla danza dicendo ok, facciamo fare a nostro figlio, a nostra figlia un'attività sportiva. Quindi si inizia appunto dai 3-4 anni con la propedeutica e inizia tutto per gioco. No, come dice la parola stessa, che è un imparare diciamo, i primi passi della danza per gioco, ma poi ovviamente da 2 volte a settimana man mano si incrementa la frequenza e magari dal gioco o dall'attività semplicemente fisica poi nasce una passione, proprio perché la danza a differenza di altri sport ha un altro tipo di coinvolgimento anche emotivo e creativo del bambino e della ragazza, per cui può diventarne poi una passione e una professione. E la tua come nasce, Paola? La mia è iniziata proprio così. Avevo 5 anni e ho chiesto ai miei genitori di farmi fare danza perché avevo il sogno di mettere le scarpette da punta come, e il tutù come la maggior parte delle bambine. Sono stata assecondata pur mantenendo ottimi voti nella scuola, perché questa era la condizione diciamo di scambio. e poi appunto è nata la passione, ho fatto l'Accademia Nazionale di Danza, dove mi sono diplomata sia danzatrice che docente, e ho fatto anche un anno di perfezionamento e poi è iniziata la carriera diciamo da ovviamente danzatrice professionista e poi coreografa. Quindi professionista che si presta ad un movimento come quello dell'ECS con il settore danza, con corsi di formazione, proprio perché non ha avuto questa possibilità, Paola. Comunque c'è un'eguaglianza di questi titoli, poi un'equipollenza come dicevamo prima. Sì esattamente. Allora, chi ha conseguito dei titoli in istituzioni importanti come le accademie o altre istituzioni in Italia e all'estero può attraverso appunto una richiesta al comitato provinciale di appartenenza inviare il proprio curriculum, i propri titoli già conseguiti, e questi vengono inviati al nazionale che li sottopone appunto a noi della commissione per un'equipollenza, cioè vuol dire che diamo l'equivalente di quel titolo per poter permettere di insegnare all'interno di circoli ECS. Per chi invece non avesse questo tipo di preparazione ci sono appunto i corsi di formazione che sono stati pensati con professionisti del settore di chiara fama, che vanno dalla propedeutica, che è un corso di livello unico, di solito sono 32 ore, mentre ci sono i corsi di danza classica, contemporanea, moderna, eccetera, che sono divisi in 4 livelli, ogni livello è dedicato a una fascia d'età particolare a cui appunto poter insegnare, a cui poter trasferire delle
delle nozioni metodologiche e di approccio appunto all'insegnamento. Grazie a Paola Sorressa, responsabile del settore danza ex Lazio e Roma, nonché membro nazionale ex danza settore danze accademiche. Ci vediamo presto, magari in uno dei vostri eventi. Ripetiamo l'ultimo, o meglio il primo in ordine di tempo, il 22 di febbraio. Sì, il 22 di febbraio a Firenze, Danza in Fiera, con la rassegna coreografica e gli stage e il workshop audition per Matrix, il training program di Mandala Dance Company. E poi dal 6 al 10 aprile c'è il Dance Junior Week, sempre qui a Roma. Grazie allora a Paola Sorressa, grazie a Massimo Minicucci. Ricordiamo velocemente in chiusura l'applicazione ICS, dove potete vedere tutti i risultati legati alle vostre attività, dei vostri settori. Cosa dire, ormai tutte le settimane parliamo dell'applicazione, dove ci stanno tutti quanti gli eventi, i risultati di tutti quanti gli sport dell'ICS Roma. Scaricatela su Android, su Apple, ma esatto, Apple Store, Apple Google Store. Play è disponibile gratuitamente su entrambi i dispositivi, server dei vostri dispositivi multimediali. Massimo, a te anche un grande in bocca al lupo per questo torneo internazionale di Mamanet, un grande in bocca al lupo a te, a Monica e soprattutto alla vostra squadra per portare ancora una volta, così come lo scorso anno, i colori dell'Italia, di ICS, in alto anche all'estero. Crepi il lupo e prima cosa andiamo a divertirci, perché tanto il Mamanet è divertimento. Se poi vinciamo siamo ancora più contenti. E mi raccomando, Massimo, doppio ruolo, allenatore e reporter anche per la nostra redazione di Sporting Tour. Uno delle due farò sicuramente bene. Grazie a Massimo Minicucci, vicepresidente AIX Roma, grazie a Paola Sorressa per il settore danza di AICS. Noi ci vediamo domenica prossima, come sempre, dalle 20:15 alle ore 21. Con noi ci sarà una rappresentanza del Mamanet, ovviamente in compagnia di Massimo Minicucci, e poi tanto spazio anche al settore giovanile AICS. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti, a domenica.